Anche questa mattina gli operai della ISAM sono al lavoro per continuare la bonifica della città di Salerno dopo mesi di incuria che l'hanno avvolta nel verde, consegnandola ad un'immagine di degrado. Una squadra di lavoratori era in servizio questa mattina nella zona industriale di Salerno, a dimostrazione e conferma che si sta procedendo in tutti i quartieri della città per ripulire strade e marciapiedi. Ma mentre una parte degli operai ex cooperative sociali bloccate e travolte dall'inchiesta giudiziaria che le ha fermate e tolte dal servizio di manutenzione del verde dei parchi, è già al lavoro con la ISAM, l'azienda che si è aggiudicata il servizio, il sindacato non molla la presa e chiede chiarimenti sui lavoratori delle ex cooperative che ancora attendono di tornare al lavoro. Stamani dunque un nuovo presidio sotto Palazzo di Città. La fame e la disperazione non vanno in ferie, ha ricordato Angelo Rispoli, perché mentre il capoluogo è ancora in attesa di interventi essenziali, 50 capifamiglie attendono una risposta. La questione fondamentale però è che dalla stampa di stamattina si legge che tutti i lavoratori sono stati avviati. Ahimè, purtroppo, noi saremmo ben lieti di confermare la notizia. Ma la notizia non è questa. Attualmente ci sono ancora almeno 20 lavoratori della platea storica che devono andare al lavoro, di cui 3 di questi, a detta della ISAM, hanno delle prescrizioni che li limitano le capacità lavorative, anche se il giudizio medico è di piena idoneità. Quindi abbiamo 20 che ancora devono scendere con l'ISAM, 30 che devono scendere con i parchi, 6 che devono fare il verde pubblico intorno alle scuole. La situazione è oggettivamente disperata. Più ottimista su una risoluzione a breve scadenza di tutta la situazione è la CGIL, che con Fabio Abella e Antonio Capezzuto sta seguendo la vertenza. In quella riunione abbiamo chiuso l'accordo, il verbale d'accordo per il passaggio degli ultimi 16 elementi, che 13 a breve firmeranno il contratto, 3 con alcune prescrizioni che bisogna solo inquadrare, diciamo, che ruolo possono svolgere nell'azienda, ma giusto per la salute dell'operato. Quindi diciamo, noi come funzione pubblica abbiamo traghettato questa situazione fino a che... Secondo voi resta soltanto da aspettare, ci sono dei tempi tecnici, ma la soluzione è vicina? Per quanto riguarda diciamo, il primo bando, quindi quello là concluso, a breve, veramente a breve, quindi il passaggio, la firma dei contratti sarà brevissimo. Per quanto riguarda il bando per parchi e scuole, penso che da qui a qualche giorno si definirà tutto, massimo penso un mese, spero.